Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 3, 9-19 agosto del 1900, capitoli 106 e 107. Questa mattina il mio adorabile Gesù non ci veniva, onde ho molto aspettato. Quando appena si è fatto vedere, mi ha detto: come uno strumento musicale risuona gradito all'orecchio di chi lo ascolta, così i tuoi desideri, le lacrime tue risuonano al mio udito come una musica delle più gradite. Ma per fare che scenda più dolce e dilettevole, ti voglio insegnare un altro modo, cioè desiderarmi non come desiderio tuo, ma come desiderio mio, perché io amo grandemente di manifestarmi con te.
Insomma, tutto ciò che tu vuoi e desideri, volerlo e desiderarlo perché lo voglio io, cioè prenderlo da dentro di me e farlo tuo. Così sarà più dilettevole la tua musica al mio udito, perché è musica uscita da me stesso. Poi ha soggiunto, tutto ciò che esce da me entra in me. Ecco perciò che gli uomini si lamentano che non ottengono così facilmente quello che mi domandano, perché non sono cose che escono da me. E non essendo cose che escono da me, non sono così facili ad entrare in me e uscire per poi darsi a loro. Perché esce da me ed entra in me tutto ciò che è santo, puro e celeste. Ora, quale meraviglia se viene loro chiusa l'udienza quando ciò che mi domandano non sono cose prese dentro di me? Ecco perciò tieni tu bene a mente che tutto ciò che esce da Dio entra in Dio. Chi può dire ciò che comprendevo sopra queste due parole, ma non ho parole a sapermi spiegare. Ah, Signore, datemi grazia che possa domandare tutto ciò che è santo e che sia desiderio e volontà vostra, così potete comunicarvi con me più abbondantemente. Questa mattina, dopo presa la Santa Comunione, il mio diletto Gesù si è fatto vedere in atto di volermi ammaestrare. Portava come un esempio e mi ha detto, figlia mia, se un giovane prendesse moglie e questa presa d'amore verso di lui volesse stare sempre insieme senza staccarsi un momento, senza badare alle altre cose e faccende di casa dovute da una moglie per felicitare questo giovane, ora credere, che direbbe costui? Gradirebbe l'amore di costei, ma certo non sarebbe contento della condotta di questa tale, perché questo modo di amare non sarebbe altro che un amore sterile, infecondo, che porterebbe danno a quel povero giovane anziché frutto. E da poco a poco questo strano amore recherebbe noia a costui anziché gusto, perché tutta la soddisfazione di questo amore sarebbe solamente della giovane. E siccome l'amore sterile non ha legna come fomentare il fuoco, presto verrebbe ad incenerirsi. Perché il solo amore operante è durevole, gli altri amori, come fumo, se ne volano al vento. E poi si giunge ad infastidirsi, a non curare e forse a disprezzare ciò che tanto si amava. Tale è la condotta di quelle anime che badano solo a se stesse, cioè alla loro soddisfazione, ai fervori ed a tutto ciò che loro gradisce, dicendo che questo è amore per me, mentre è tutta loro soddisfazione, perché si vede coi fatti che non prendono cura dei miei interessi e delle cose che a me appartengono, e se viene a mancare ciò che le soddisfa, più non si curano di me e giungono anche ad offendermi. Ah, figlia, il solo amore operante è quello che distingue i veri dai falsi amatori, perché tutto il resto è fumo. Mentre ciò diceva, vedevo persone, ed io come volessi badare a quelle, ma Gesù mi ha distratto da ciò col dirmi: non volerti impicciare dei fatti altrui. Lasciamoli fare perché ogni cosa tiene il suo tempo. Quando sarà il tempo del giudizio, allora sarà il tempo di discernere tutte le cose, che crivellandosi ben bene si verrà a conoscere il grano e le paglie e il seme sterile e nocivo. Oh, quante cose che compariscono grano si troveranno in quel giorno paglie e semi sterili, degni solo di essere gettate nel fuoco. Sono due capitoli, come sempre, molto istruttivi. Il secondo riprende temi noti nella letteratura spirituale e tuttavia assai importanti. Ecco, l'esempio che fa Gesù è molto bello ed edificante, mentre il primo certamente è ovviamente conforme alla tradizione spirituale e ascetica dei maestri di spirito, ma contiene alcuni aspetti che sono peculiari, ecco, del vivere nel divin volere. Cosa dice Gesù? Che anche i desideri più santi, più retti,
Desiderare Gesù è la cosa più bella che ci possa essere, la cosa più santa che ci possa essere. Noi sappiamo che Gesù vuole essere desiderato dai suoi figli, no? Ricordiamo le rivelazioni del Sacro Cuore, dove Gesù lamentava la freddezza, l'ingratitudine, l'indifferenza, ecco, oltre addirittura alle offese, agli oltraggi e ai sacrilegi delle anime ingrate. Quindi, di per sé, il desiderio di Gesù, magari in tutti lo avessero, ecco, sarebbe fonte di immensa gioia da parte del Signore, no? Ma anche questa, che è una cosa così santa, Gesù le insegna a portarla alla perfezione. Cioè, perché noi desideriamo Gesù? Perché Gesù vuole essere desiderato dalle sue creature. Gesù ama le sue creature, vuole riempire di doni, di grazie, di gioia le sue creature, e perché questo accade, le sue creature devono desiderarlo, cercarlo, invocarlo, e stare alla sua presenza, eccetera. Perché? Perché anche dentro un desiderio santo, come poi si spiega anche nel secondo capitolo, può nascondersi sempre quel nostro io che cerca in realtà la soddisfazione, la gratificazione e di stare bene. Quindi Gesù parte da desideri più santi, raccomandando che siano appunto santificati e quindi vissuti e formulati dall'anima come presi da dentro il cuore di Gesù. Chiedimi di manifestarti a te perché io amo grandemente di manifestarmi a te. E quindi, se in qualche circostanza non lo faccio, fonditi con la mia volontà, unisciti ad essa e non ti preoccupare, c'è anche un sottointeso, no? Poi Gesù amplia lo spettro dell'insegnamento e spiega, ecco, come mai le persone si lamentano a volte che chiedono, 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 chiedono al Signore e non ottengono soddisfazione delle loro preghiere. E Gesù lo spiega. Perché la stragrande maggioranza delle cose che gli uomini chiedono a Gesù non sono cose che escono da lui, ma sono semplicemente espressioni di umani desideri, di umane aspettative, di umane volontà. Quindi, quantomeno sono cose molto molto piccine. Molto spesso sono anche cose che magari non andrebbero neanche chieste in un contesto di preghiera, no? E Gesù spiega perché non vengono esaudite. Perché non sono uscite da me quelle preghiere. E formula quel grande principio su cui Luisa dice che molto ha compreso e che non ha parole per potersi spiegare, che tutto ciò che esce da Dio entra in Dio. Ma evidentemente ciò che da Dio non esce, in Dio non entra. E qui chiaramente stiamo facendo una meditazione e noi è indispensabile che dobbiamo chiederci, esaminarci e verificarci su come stiamo relativamente a questi punti. Perché vivere nel divin volere vuol dire adeguare la nostra volontà, i nostri desideri, i nostri progetti, le nostre aspettative a quelli che sono i desideri di Dio, i progetti di Dio, la volontà di Dio, le aspettative di Dio, sempre, comunque, in tutto e per tutto. Questo è tutto il segreto non solo della vita in questo mondo, ma anche quello che si può chiamare il segreto della felicità. La felicità, se noi ci pensiamo, consiste esattamente, proviamo a pensarci, nell'appagamento di tutto quello che noi desideriamo, di tutto quello che noi vogliamo, eccetera, eccetera. D'accordo? Ma se noi desideriamo e vogliamo tutto quello e solo quello che Dio vuole, è chiaro che noi saremo sempre appagati. Non ci sarà mai qualche cosa che, come dire, che ci contraria, che ci contristra, che ci frustra, che quindi ci fa stare in pena. Ecco.
Ecco, nell'agitazione, nella tristezza, non ci può stare. Comprendiamo come tutte quante queste operazioni siano profondamente interiori e quanto sia molto importante, ecco, per non cadere negli inganni non soltanto della nostra vita nella divina volontà, ma anche semplicemente della qualità della nostra vita interiore, che su questo siamo e leali, sinceri, onesti, anzitutto con noi stessi. Vedete, noi possiamo, gli uomini lo fanno in continuazione, come dire, creare mille giustificazioni al cospetto degli altri, al cospetto del prossimo, difenderci davanti a loro. Il problema è che molte volte questa operazione la riversiamo anche nei confronti di noi stessi, cioè noi ci convinciamo che è normale che ho questa tristezza, è normale che me la sono presa per questa cosa che mi ha contrariato, per questo mio desiderio che non si realizza, tutte queste cose qui. Tutto questo, ecco, nel mondo della divina volontà è sempre da definire come orrore, ecco, e perché è espressivo dell'umano volere, con tutto quello che questo comporta. Con tutta la frustrazione, con tutta quanta la insoddisfazione, la tristezza, ecco, il turbamento, l'angoscia, la preoccupazione, caratteristici di chi vive di volontà propria. Io quello che ho sempre notato, per grazia di Dio, in questi splendidi scritti, in questo mondo in cui Gesù cerca di portarci, è l'impossibilità di nascondersi. Mi viene sempre in mente, cosa è stata la prima cosa che ha fatto Adamo quando ha fatto il peccato originale? Si è nascosto da Dio, no? C'è il famoso grido della Genesi, Adamo dove sei? Ma il problema è che davanti a Dio non ci si può nascondersi. Quando Dio dice che è successo, che cosa cominciano a fare Adamo ed Eva? Adamo dà la colpa ad Eva, Eva dà la colpa al serpente e si cominciano ad accusare gli uni con gli altri. Capite? Questo è. Comincia proprio, come dire, alla grande, ecco, l'impero della volontà umana. Questo perché la Sacra Scrittura è sempre molto, molto, molto edificante e come sappiamo tutti questi scritti sono tutti, ecco, profondamente biblicamente radicati, lo vedremo anche nel paragrafo successivo, che penso insomma chi conosce un po' il Vangelo già ha capito insomma quale massima evangelica fa da sottofondo al secondo capitoletto che adesso cominceremo a meditare, no? Esce da me ed entra in me tutto ciò che è santo, puro e celeste. San Paolo nelle sue lettere scrive in conclusione, fratelli, tutto ciò che è santo, puro, nobile, sapiente, tutto ciò che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri e delle vostre occupazioni, il resto no. Ecco, perché se io mi occupo di quello che esce da Dio e questo faccio mio e glielo rioffro come desiderio, come aspirazione, come progetto, questo sicuramente sarà. Se ci metto del mio, sicuramente non sarà. Perché Dio non accoglie in sé. Ecco perché. Vedete, ci sono dei passaggi, forse la Luisa ha capito tante cose, tiene a mente che tutto ciò che esce da Dio entra in Dio. Perché operare nella divina volontà? Quante volte Gesù poi lo spiega più avanti negli scritti, no? Fare ogni atto, anche il minimo, nella divina volontà. Perché quell'atto, tutti quanti i nostri atti, noi sappiamo, arrivano al Signore perché di tutti quanti i nostri atti noi dovremmo rispondere davanti a Lui, di tutti. Ecco, un atto buono compiuto con la mia volontà è un atto buono, tante volte l'abbiamo meditato, no? Ma è un atto di un povero uomo, quindi è un atto povero, limitato, imperfetto, macchiato di tante piccinerie, anche quando fosse buono. Un atto compiuto in unione con le intenzioni della Divina Maria, consacrazione totus tuus, già è qualcosa di più, perché è sempre un atto umano, ma almeno non è macchiato, perché la Madonna lo fonde con le sue intenzioni. Ma il terzo step,
quello che ci insegna questa vita nella divina volontà, è compierlo nella divina volontà, quindi trasformarlo in atto divino. Perché? Perché quell'atto divino è un atto degno di Dio, perché torna a Dio come? Fuso con la divina volontà, che è il principio di tutto ciò che lui è e il principio di tutto ciò che da lui esce. Non è tanto difficile, se uno ci pensa bene, no? Questo per quanto riguarda il primo capitoletto. Ecco, per quanto riguarda il secondo capitoletto, ecco, abbiamo il grande evangelista, nonché apostolo, San Giovanni, che dà subito gli accordi su cui modulare tutto quello che Gesù spiega. Nel Vangelo di San Giovanni Gesù dice una cosa molto semplice: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli mi darà un altro consolatore, eccetera, eccetera. Nelle lettere San Giovanni dice: se uno dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Quindi Gesù fa questo bellissimo esempio, no? È chiaro che nella divina volontà il rapporto che si instaura con Gesù, con Maria per le anime devote alla Madonna, è un rapporto di amore, l'abbiamo visto tante volte, perché la divina volontà è amore. Ecco. Un amore, come dire, modulato, come Gesù qui spiega molto bene, sulla dimensione sponsale. Sappiamo che l'amore deve essere, per un matrimonio felice, l'amore deve essere, come dire, l'ambiente perpetuo in cui tutto ciò che la coppia, la famiglia vive, si svolge. Dentro quel contesto, compresi gli atti strettamente coniugali, che come la Chiesa ha sempre insegnato, devono essere redenti non soltanto dal fatto che sono compiuti, unica forma lecita, con il sigillo di un sacramento, ma non basta quello. Anche nel come la coppia li vive devono essere espressioni, come insegna la Chiesa, di amore, ecco, umano, bello e onesto. Quindi tutto è pervaso dall'amore. Ecco, solo che immaginiamo una coppia, no? Io ricordo che la maggiore stessero sempre appiccicati dalla mattina alla sera, semplicemente a farsi sempre coccole, moine e cose del genere. Se fosse sempre solo così, tutti quanti, insomma, prenderemmo questa coppia per completamente ridicola, no? E qui fa l'esempio della moglie che lo faccia col marito. Gesù chiaramente fa una delicata allusione a Luisa, no? Che desiderava sempre stare con Gesù, cosa di per sé stessa buona. Ma Gesù gli spiega: guarda, certamente questa è una cosa buona, e guai a una coppia, io dico sempre alle coppie, dico, guardate, dopo 30 anni voi dovete essere come due innamorati il primo giorno, quindi farvi tutte quante le effusioni, le carezze, stare vicini, farvi le coccole, queste cose qui, perché altrimenti non va, la coppia non sta bene, no? Dobbiamo assolutamente, come dire, tonificarci e come esprimere l'amore anche attraverso questi gesti che lo alimentano, no? Ecco, però Gesù dice, insomma, una moglie, oltre che sta tutto il giorno appiccicata al marito, deve tenere in ordine la casa, deve cucinare, deve fare la spesa, deve stare presso ai bambini, deve attaccare la lavatrice, deve stirare, insomma, no? E fare tutte queste cose con amore e per amore. Più, certamente, essere buona, dolce, affettuosa, e accoccolata, tutte quante le cose che noi vogliamo. Quello è un matrimonio perfetto. Allora, Gesù trae occasione da questo per dire: attenzione, il solo amore operante è durevole. E qui spiega il tema classico dell'ascetica e della spiritualità, delle anime che stanno con Gesù, solo quando se la sentono, oggi si dice molto, no? Vado in chiesa quando me lo sento, prego quando me lo sento, d'accordo? Oppure ho iniziato un cammino di santificazione, ecco, fino a quando ci provo gusto, nel senso che mi sento motivato, fervoroso, sento la consolazione di Gesù, proseguo, e poi quando questo passa smetto. Ecco, questo è fin dagli albori, diciamo così, della ascetica, è stato da sempre bollato come comportamento da bandire, perché poi in realtà è espressione non di amore di Dio,
ma è espressione esclusiva di amore a se stessi. Cioè, è chiaro che i diletti, anche quelli più piccoli che vengono dal Signore, sono cose molto gradevoli. Ma tu cosa vuoi? Vuoi piacere al Signore? Vuoi dare piacere al Signore? O vuoi trarre piacere dal Signore? Piacere ovviamente nel senso, come dire, ovviamente spirituale, insomma, del termine, no? Qual è il punto? Cioè, c'è il tuo io o c'è la cura degli interessi suoi? Gesù dice, tutto è loro soddisfazione, non è amore per me, perché non si prendono cura dei miei interessi e delle cose che a me appartengono. E allora anche qui noi dobbiamo sempre chiederci, nella nostra vita interiore, nelle nostre messe, nelle nostre confessioni, nelle nostre preghiere, nei nostri sacramenti, ma anche nel nostro operare, cosa stiamo cercando? La nostra soddisfazione, il nostro appagamento, il nostro interesse, il nostro tornaconto, il nostro stare bene o qualcos'altro? Questo dobbiamo chiedercelo. Gesù dice che solo l'amore operante distingue i veri dai falsi amatori e tutto il resto è fumo. Solo fumo, ci dice anche nel nostro parlare comune. E quando chiude il capitolo dicendo attenzione che quante cose che sembrano grano nel giorno del giudizio si riveleranno essere paglie e semi sterili. Prendiamo sempre molto sul serio perché Gesù non parla come noi, a vanvera, o dice una cosa tanto per dirla. Dice questa cosa perché realmente è così per tante anime. Non c'è niente, non c'è nessuna sostanza. Una delle spie, diciamo, di questo è come il nostro rapporto poi, soprattutto con la croce, ma questa è stata meditazione dei giorni scorsi. Ora c'è soltanto un ultimo punto, dato che siamo al termine, che almeno velocemente vorrei. Dice che a un certo punto vede delle persone e io feci come se volessi badare a quelle, Gesù è subito intervenuto dicendo: non volerti impicciare dei fatti altrui. Lasciamoli fare perché ogni cosa tiene il suo tempo. Attenzione ai fatti altrui, eh. Cioè, noi dei fatti altrui non dobbiamo mai impicciarci sotto nessun punto di vista, d'accordo? Né interiore, neanche starli a pensare, a considerare e a ricamare o a giudicare interiormente quello che fa il prossimo, capite? Cosa che si fa in continuazione da parte della stragrande maggioranza degli uomini. Meno che mai nell'andare a schiacchierarci sopra con qualcuno, questo fa così e questo fa colà. Meno che mai nel fare domande, capite? Indiscrete, oggi questa è una cosa, insomma, personali. Capite? Tutte queste forme, che non soltanto sono molto umane, ma sono molto peccaminose, devono essere completamente bandite. Cioè, tra figli di Dio ci sono dei rapporti belli, soprannaturali. Dei fatti del prossimo, tu non ti devi impicciare, tu ti devi impicciare dei fatti tuoi. Mi si chieda perdono se in sede di meditazione sono così, come dire, direttamente esplicito. Tu ti impicciare i fatti tuoi, tu ti pensa a te, pensa a quello che fai tu, pensa se piace a Gesù quello che fa, e sta a pensare a quello che fanno gli altri. Perché dicono i maestri di spirito che c'è una proporzione, e attenzione di ricordarcela questa cosa, tanto quanto tu pensi ai fatti degli altri, tanto meno pensi ai fatti tuoi. E tanto più dovresti pensarci, perché le persone che pensano molto ai fatti degli altri dovrebbero pensare molto ai fatti propri, e invece ci pensano poco. Questa è una legge interiore, è una legge. E tra l'altro tutti quanti noi penso che siamo notevolmente, come dire, infastiditi quando qualche persona un po' indiscreta o invadente si mette a fare domande dirette, indaga su quello che facciamo, su quello che non facciamo, su quello che è successo, su quello che non è successo. Capite? C'è una, come dire, ripeto, soprannaturalità e riservatezza dei comportamenti che è proprio l'habitat di ciò che Dio desidera, no? Guardate, cioè, quanto poco
quanto è sempre molto sobria la Madonna nel parlare con le apparizioni autentiche, quanto era anche molto molto sobria anche i Vangeli che noi abbiamo, no? Cioè, certamente Gesù ha fatto anche dei discorsi impegnativi, ecco, ma sempre molto molto essenziali, dicendo solo ciò che era strettamente necessario. Questo deve essere un punto di attenzione, perché Gesù, ripeto, vuole che ci occupiamo di quello che facciamo noi, di quello che pensiamo noi, cioè come fa uno a vivere nella divina volontà se deve stare sempre in se stesso, raccolto, attento a discernere quello che Gesù vuole, quello che Gesù non vuole, a rettificare addirittura i propri desideri, a fondersi in continuazione con la divina volontà, se sta a pensare agli affari di tutti e quindi vive una vita, come dicono i maestri di spirito, completamente estroversa, fuori di sé, senza nessuna interiorità. Questo non è vita gradita al Signore, non è vita nel divin volere, non è cosa che produce frutti, è cosa che produce moltissimi peccati e moltissime imperfezioni, grande inquietudine, grande frustrazione, grande insoddisfazione, rende la vita grigia di chi si comporta in questo modo. E di chi entra in contatto con chi si comporta in questo modo, insomma, che ha da rettificare questi comportamenti davanti al Signore perché sono a Lui particolarmente sgraditi. Il giudice di tutti è il Signore. Noi facciamo in modo che la nostra vita, ecco, possa essere un'offerta almeno di un pochino di buon grano al Signore e non di pula e paglia. Ecco. Poi quello che fanno gli altri, ognuno dinanzi a Dio risponderà del proprio operato e quando ci sarà il giudizio universale, le opere di tutti risplenderanno davanti agli occhi di tutti, i giusti avranno premio, i non giusti avranno biasimo e la giustizia e la misericordia di Dio sarà perfettamente glorificata dall'unico che può farlo, cioè il diretto interessato, che è il nostro Signore. O Divina Maria, noi ti ringraziamo anzitutto di aver vissuto in maniera perfetta tutto quello su cui abbiamo meditato. Tu davvero hai portato sempre a Dio solo e soltanto ciò che da Lui usciva, con la perfezione assoluta dei tuoi pensieri, delle tue intenzioni, delle tue preghiere e il tuo amore che pure era ardentissimo nei confronti della Santissima Trinità e nessuno può sondare, ecco, i vostri intimi fuochi d'amore, d'amore pur tuttavia la tua vita ne è la dimostrazione eloquente, si è esplicitato in altro che amore operante, insomma, in eroismi continui, di cui la divinità si è più che compiaciuta e proprio per essi, ecco, continuamente si donava e si dava a te. E gradiva come espressione autentica l'espressione del tuo ardentissimo amore che era continuamente a lui mostrato e dimostrato con la tua condotta impeccabile. Fa che possiamo imitare le tue orme in questo e anche il tuo stile, ecco, molto sobrio, rispettoso, ecco, delicato, riservato, ecco, nelle nostre relazioni interpersonali. Attenti ed accorti, come Dio vuole, come tu in primis facevi, a curare la nostra perfezione e santificazione, senza occuparci di quello che gli altri fanno, sapendo che gli altri hanno solo diritto al nostro amore, al nostro rispetto, alla nostra preghiera, alla buona fama e alla buona reputazione, e basta. Ecco, il resto non è problema nostro, ma è problema della Santissima Trinità.
nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.